Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovissimo Top & Stop numero 6, dove vi recensisco 5 prodotti 100% vegetali, quindi assolutamente vegan. Io rido già perché me l'avete suggerito voi, ma questo è stato un prodotto stop, purtroppo non fa nulla. Allora, burger vegetali Valsoglia sono i nuovi, ce ne sono altri 4. Io ho scelto broccoli, cavolo e grano saraceno perché sono i miei preferiti come ingredienti invernali. Allora, dagli ingredienti, ottimi anche questi, come d'altronde quelli dei zerbinati. Diciamo che tra i due, i migliori in termini di ingredienti sono proprio loro, quelli di zerbinati, perché qui c'è la farina di soia, mentre quella era proprio un 100% vegetale. Allora, acqua, farina di soia ristrutturata al 20%, poi abbiamo delle ottime percentuali di verdura. Broccoli al 13%, cavolo nero 11%, grano saraceno 4%, semi di miglio 4%, quindi insomma assolutamente buoni come ingredienti, ma il sapore no ragazzi, è troppo minestrato, quindi probabilmente avrò scelto degli ingredienti insomma che assomigliano un pochino troppo al minestrone. Ho cercato di evitare la zucchina, ne proverò altri, vi farò sapere, però questi assolutamente uno stop. Il secondo prodotto invece è questo yogurt di Elpro, è nuovo al melograno, l'ho voluto provare perché adoro il melograno, è un fortissimo antiossidante, quindi ho detto ma sì, prendiamolo. Allora, come yogurt no, assolutamente non mi piace perché è troppo zuccherato e lo sento troppo dolce e non mi piace, mentre come un dessert per dopo cena lo trovo veramente sfizioso, non male. Quindi allora, gli ingredienti: acqua, semi di soia, come al solito la soia l'abbiamo sempre in tutti i prodotti ormai vegetali, quindi succo di melograno a base di succo concentrato ed è un 6,7%, non è male. Poi abbiamo appunto lo zucchero, e secondo me il fatto che io lo sento troppo dolce non è tanto per lo zucchero ma è per la presenza dello sciroppo di glucosio fruttosio, quindi io ragazzi con lo zucchero non ci vado d'accordo. Correttore di acidità, ma questo l'abbiamo in tutti gli yogurt. Poi per farlo rosso hanno invece utilizzato il succo di barbabietola rossa a base di succo di concentrato, poi c'è tutta insomma vitamina B2, B12 eccetera eccetera. Però quindi come yogurt è uno stop, come dessert è un top, quindi non so come lo facciamo diventare un top, dai, questo è un top. Terzo prodotto è questo hummus di ceci marca Combio, e voi sapete che dell'hummus io di solito, a parte me lo faccio a casa, ma di solito compro anche quello greco che mi piace un sacco. Devo dire ragazzi che questo è ancora più buono perché ha un sapore ancora più naturale di quello, quindi assolutamente un top. Quarto prodotto ragazze, uno stop gigantesco proprio, assolutamente, questi sono i burger con verdure, 100% vegetale senza glutine. Allora, io ho preso gusto carciofi, ho cercato di evitare gli altri che avevano la zucchina proprio per evitare il sapore del minestrone, ma i carciofi, come ha detto anche una ragazza su Instagram, sembrano quasi lessi. E tutti gli altri ingredienti che sono fagiolini, carote, poi ci sono i pomodorini, però maggiormente fagiolini e carote sono a pezzetti. Non so se state vedendo l'immagine, ma l'ho fatta appositamente per farvela vedere, proprio dei tocchetti troppo grossi e i fagiolini sono pure al dente, insomma sembrano quasi crudi, quindi assolutamente no ragazze, stoppissimo, non mi sono piaciuti e non so se proverò anche l'altro, insomma il resto dei gusti che propone questa linea, quindi assolutamente stop. Ultimo prodotto, così portiamo fortuna per il prossimo Top & Stop, è sicuramente, ormai lo sapete, un toppissimo gigantesco. Dovrò fare un video sui migliori prodotti vegan, assolutamente, perché questo merita molto di più di un top. Infatti eccolo qui, l'ho ricomprato, e se avete visto il mio ultimo video di spesa bio, non so con quale ordine pubblicherò i video, ho comprato anche il rafano perché voglio rifarlo a casa. Quindi assolutamente è eccezionale in tutto, nei panini, nei sandwich, se lo mettete anche sulla pizza, dappertutto ragazzi, nell'insalata è favoloso, quindi assolutamente ve lo suggerisco, è la salsina ormai la conoscete alla barbabietola, e quindi assolutamente top. Ed eccoci ragazze, quindi anche per oggi è tutto, i miei 5 prodotti ve li ho recensiti, spero insomma che vi faranno comodo insomma per gli acquisti. Io vi mando un bacio grande, grazie anche per i vostri suggerimenti che mi date sempre, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao ragazze!